Rivincita delle finali della Coppa del Mondo. I cecoslovacchi dunque sfidano di nuovo i brasiliani il 17 giugno a Santiago per il titolo mondiale. Atmosfera fantastica sulle tribune. Questa è la finale, la partita dalla quale uscirà il nome della vincitrice. Continuate a seguirci per vivere tutte le emozioni di questa sfida. Un caloroso saluto agli amici all'ascolto, la Piero Gepardo e Dalia Dani, cornice bellissima dell'Usain Stadium, milioni di spettatori, questo è l'ultimo atto di Qatar 2022, ci siamo divertiti nelle scorse settimane, ci siamo emozionati e oggi siamo pronti a vivere il fascino di questa attesissima sfida. Se la giocano Brasile e Repubblica Ceca. Le finali sono sempre partite imprevedibili, Pierre, eh? Quella di un mondiale poi rappresenta il culmine, 4 anni di lavoro per inseguire un sogno, ma di che parliamo? Quella Coppa... chi non vorrebbe alzarla al cielo? E fin qui queste due squadre sono state brave a sbaragliare la concorrenza. Io mi chiedo, riusciranno a mantenere il sangue freddo e la giusta concentrazione anche oggi? Non è facile, lo scopriremo molto presto. Ecco la grafica che ci mostra subito la formazione del Brasile. Alisson in porta, in difesa Marquinhos fa coppia con Thiago Silva, Casemiro insieme a Fabinho in posizione centrale, attacco affidato al solo Richarlison schierato come punta centrale. Con gli 11 mandati in campo dal tecnico, adottano un 3-4-3 con una evidente ispirazione offensiva. Una punta centrale affiancata da due esterni rapidi, bravi nell'uno contro uno, che potrebbero fare la differenza con la loro velocità. Ci siamo, ha preso il via la finale mondiale. Un nome è una garanzia, Neymar, ce ne sono pochi al mondo nel suo livello. Si fa dare spesso palle in fase di impostazione, detta i tempi della manovra, accelera, decelera dalle pause. Lo fa proprio piacimento, sanno che basta smarcarsi, al resto ci pensa lui. Pallone scodellato, intervento così così, palla ancora pericolosa. Palla che è passata non di molto sopra la traversa. Ha calciato davvero bene, è andata alta di poco. La mette in mezzo qui. Risultato che non cambia. Calcio di rigore per il Brasile. Parte la rincorsa di Neymar. Palla in rete, si conferma infallibile dal dischetto. Ci viene riproposta la trasformazione del penalty, la messa sotto l'incrocio dei pali. Sono le conclusioni più difficili, non si prendono mai. La domestica Neymar. Neymar va al cross. La controlla bene nel traffico. Pallone che è uscito, ma qui ha sprecato davvero un'ottima chance. Bella l'immagine che ci propone la regia. Il replay del gol che ha consentito di trovare il vantaggio. Punta la porta. Va a botta sicura. Che parata di Alisson. 60 secondi da recuperare. Può cantare la botta da lì, si scalda il pubblico.
squadra negli spogliatoi all'Lusail Stadium al termine della prima frazione. Al via il secondo tempo, manca sempre meno per l'incoronazione della nazionale regina di Qatar 2022. Recuperano bene il possesso qui. Pallone che vola sulla traversa, forse anche fuori dallo stadio, terzo anello. Sostituzione in arrivo. Vinicius. Palla gol per Richarlison. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Risolve una situazione molto complicata. Ci sono metri per andare. Partono in contropiede, c'è spazio. Cerca di bucarla per il compagno. E c'è il gol, raddoppia il vantaggio. E adesso ovviamente potranno gestire, anche se è presto per giocare col cronometro. Conclusione da sottomisura che non ha lasciato scampo al portiere. Non poteva, dai, sbagliare da quella distanza. Barak. Barak. E c'è la rete. Attenzione perché dimezzano lo svantaggio. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Può segnare da lì, prova il tocco sotto per scavalcare il portiere. Doppio vantaggio solo sfiorato, si rammarica per l'occasione persa. Brividi qui per la difesa avversaria e chissà che non possa essere l'inizio della riscossa per loro. Sostituzione in vista. Brasile avanti quando al termine mancano sempre meno giri di lancette. Vedremo se la Seleção riuscirà a portare a casa questo risultato. È il momento di serrare le fila per difendere questo vantaggio fino alla fine, Pier. Finora hanno concesso poco alla squadra avversaria, devono continuare così per respingere anche gli ultimi assalti e devono anche cercare di proporre per andare a chiudere questa partita. Occhio qui del far gol qui, eh? Sembrava sia dentro, decisiva qui la deviazione. Calcio di rigore per il Brasile. È pronta la sostituzione. Hanno l'occasione per mettere al sicuro il risultato. E c'è la parata! Provano con questo calcio d'angolo a chiudere definitivamente la partita. C'è il contrasto, può provare! Che parata qui per blindare il vantaggio! Una parata che potrebbe rivelarsi decisiva, visto quanto manca da giocare. Pallone complicato qui da gestire. Fischia la fine l'arbitro, fa partire i titoli di coda, non aspettavano altro per dare inizio alla festa in campo e sugli spalti. Sono loro i campioni del mondo, ce l'hanno fatta, hanno superato anche l'ultimo ostacolo. Ma che spettacolo, Pier, non posso fare a meno di emozionarmi di fronte a queste scene, incredibile. Bisogna fare i complimenti agli avversari che si sono fermati a un passo dal traguardo, però lasciamo parlare queste immagini. È tutto pronto per la cerimonia di consegna della Coppa e l'atto con cui si chiuderà ufficialmente Qatar 2022. Un mondiale che ricorderemo a lungo e loro ricorderanno a lungo per la loro qualità, per un cammino straordinario che li ha portati fin qui, fino alla vittoria finale. Hanno dimostrato anche oggi che non ce n'era per nessuno, Pier. Questo era il loro mondiale, lo volevano a tutti i costi
si erano preparati al meglio per affrontare le difficoltà di un cammino lungo, tortuoso, un viaggio fantastico il loro, da raccontare un giorno ai nipoti, un'impresa che resterà nella storia. In grafica possiamo vedere tutte le statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il migliore giocatore.